iniziato ufficialmente a Montemesolo il periodo natalizio e come consuetudine la Proloco di Montemesolo ad aprire con le tradizionali pettole che quest'anno hanno un sapore diverso, quello della solidarietà. E intanto grazie pubblicamente alla Proloco per aver aderito alla raccolta fondi. Siamo contenti di questa causa che è stata sposata sulla solidarietà. Noi siamo sempre i primi, anche perché siamo un'associazione di volontariato, e volevo ricordare quest'anno è il 21° anno che siamo qui nella piazza 4 novembre della nuova Proloco nata nel 2003. Che dire? Noi stiamo offrendo le pettole da stanotte alle 3, abbiamo iniziato con il mercato ortofrutticolo Taranto, poi siamo stati a Piazza Fontana dove ci hanno onorato tanti cittadini, tanti pescatori che per la prima volta hanno mangiato in diretta le nostre pettole. E le richieste da dove venite, chi siete, quando abbiamo detto che siamo dei volontari, tutti i cittadini, noi chiamiamo i pescatori perché si vede venivano dal mare stanchissimi, sono rimasti contentissimi, hanno degustato. Che dire di Montemesolo? Noi attendiamo le altre serate, noi, sarà per noi solo questa sera perché siamo impegnatissimi nella provincia di Bari, di Foggia e di Lecce, usciremo con i nostri prodotti tipici. Che dire? Ben venga questa organizzazione, l'unica cosa che mi sento di dire, bisogna fare squadra. Squadra, squadra, perché da soli non si va da nessuna parte. Se la Proloco ancora oggi riesce a fare questo, non perché c'è il presidente, perché una persona sola da sola non va da nessuna parte, non c'è nessun capo, ci sono i leader nelle associazioni, ma grazie veramente alle nostre volontari e i volontari che, ripeto ancora, da ieri sera stanno imbastando, ce le sogniamo, l'impasto, le pettole. Auguri a tutti quanti da parte dell'associazione, credo che ci vedremo in altri momenti. Quando inizieremo a lanciare già il programma 2024, Elena, te lo diremo prima di Natale, ti faremo un'anticipazione molto forte per il 2024. Un grazie ancora ai soci volontari, ci tengo ai volontari, anche se oggi noi parliamo di volontari, però con l'entrata del terzo settore, con il RUNDS, è diventato vero, siamo diventati mini imprese tutti quanti, ed è veramente difficile andare avanti. Noi abbiamo una costanza, la volontà, la capacità, oggi possiamo dire la capacità perché abbiamo acquisito dell'esperienza sul territorio, dalla contabilità, dal fisco, dalla pubblica sicurezza, dalla sicurezza durante un evento. Stiamo chiedendo un nostro prodotto, lo voglio dire perché ci teniamo, della puccia fritta, stiamo chiedendo il PAT, speriamo che ce lo daranno come marchio. Che dire, più di questo, il resto è tutto volontario, volontà, volontariato, e grazie a tutti i cittadini che ancora ci credono e ci sostengono. Grazie.